A fronte di un fatturato di 1,5 miliardi e un utile da 75 milioni di euro, nessun investimento sul benessere dei dipendenti è stato fatto da Eurospin Lazio S.p.A., una delle 5 società del gruppo Eurospin Italia che coordina i 168 punti vendita di Abruzzo, Lazio e Molise con 3.627 lavoratori, di cui 3.386 impiegati direttamente nei punti vendita. A denunciarlo è la Philcams CGL per Abruzzo e Molise, vicina ai dipendenti di Eurospin che hanno proclamato lo stato di agitazione per chiedere di migliorare le condizioni di lavoro nei punti vendita del marchio leader nella grande distribuzione. Per Davide Urbano, segretario della Philcams CGL di Pescara, le condizioni dei lavoratori sono inaccettabili. Abbiamo convocato questa conferenza stampa come Philcams Abruzzo Molise in merito alla proclamazione dello stato di agitazione e blocco dei supplementari straordinari che a livello nazionale le organizzazioni sindacali Philcam CGL, Wiltux Will e Fisascat CISL hanno proclamato a livello nazionale. Questo si è reso necessario perché non c'è stata alcuna risposta di confronto con le organizzazioni sindacali per andare a risolvere le problematiche che vivono ogni giorno i lavoratori sui punti vendita. Problematiche enormi perché parliamo di incompatibilità e impossibilità di conciliare i tempi di vita lavoro, valanghe di contestazioni disciplinari per ammanchi quando non si mettono in condizione gli stessi lavoratori di poter lavorare in modo adeguato sulle casse, mancano cambi, mancano spicci, addirittura devono chiedere gli stessi dipendenti i cambi ai clienti in fila, ci sono criticità sulla salute e sicurezza, dai magazzini arrivano pedane alte oltre 2 metri che creeranno inevitabilmente patologie muscoloscheletrici ai lavoratori che dovranno spedanare. Vengono rispettati da contratto collettivo nazionale le retribuzioni sulle clausole elastiche e flessibili per i part time, abbiamo lavoratori che svolgono mansioni di concetto, sottoinquadrati al quarto livello, lavoratori costretti a dover pulire i servizi igienici piazzali con un evidente demansionamento, cioè l'utilizzo degli apprendistato che dovrebbero fare un percorso di formazione, avere un percorso di formazione che poi viene disatteso perché vengono utilizzati come addetti alle vendite comuni. L'avvertenza Eurospin è pronta ad andare avanti, dichiara Vincenzo Quaranta, funzionario della Philcams CGL di Teramo, con una giornata di sciopero in data ancora da stabilire. La proclamazione dello stato di agitazione è un atto doveroso rispetto a quelle che sono le risposte dell'azienda, le nostre sollecitazioni. Diversi lavoratrici e lavoratori vanno via nell'ultimo periodo da Eurospin perché appunto le condizioni sono diventate inaccettabili. C'è un attacco costante ormai nei confronti degli iscritti al sindacato. Domani ci sarà un'assemblea con tutte le lavoratrici e lavoratori CGL Philcams dell'Abruzzo. Da lì capiremo insieme a loro come andare avanti rispetto a questa avvertenza, perché non ci fermeremo fino a quando l'azienda non deciderà di incontrarci e di risolvere le problematiche che continuano ad aumentare e che sono ormai totalmente inaccettabili.